Il Natale di Poirot è un tipico romanzo giallo. Questa volta non è un romanzo giallo atipico come l'uomo che guardava passare i treni di Georges Simenon. È un romanzo giallo tipico. I romanzi gialli si dividono essenzialmente in due tipologie. Il romanzo giallo, diciamo, all'inglese e il romanzo giallo all'americana. Il romanzo giallo all'inglese, dello stesso tipo di questo romanzo, è un romanzo giallo in cui l'investigatore non è coinvolto fisicamente con inseguimenti o sparatorie o cose del genere, ma soprattutto l'investigatore fa funzionare la materia grigia, dice così spesso Agatha Christie nei suoi romanzi, in cui gli investigatori, come ben sapete, o sono Hercule Poirot, come in questo caso, questo ispettore belga, o meglio, agente investigativo privato belga, dalla testa a uovo, dal fare abbastanza stravagante, originale, ma che riesce sempre poi a individuare il colpevole, oppure Miss Marple. Quindi in questo caso, vi dicevo, è un romanzo di stampo inglese, mentre invece nel romanzo giallo americano l'investigatore è coinvolto anche in modo fisico, con inseguimenti, mette a rischio la sua vita. Ci sono tutti gli ingredienti del romanzo classico in questo Natale di Poirot. Per esempio, qui abbiamo la presentazione dei personaggi, vengono presentati singolarmente i personaggi, i quali personaggi sono soprattutto parenti serpenti. Dice un proverbio. Effettivamente i quattro figli del signor Simeon Lee sono persone forse poco affidabili e comunque non vogliono molto bene a loro padre, se non per l'eredità. Infatti Simeon Lee verso la fine dell'Ottocento si era arricchito con i diamanti in Sudafrica, e poi appunto i suoi figli hanno vissuto la loro vita soprattutto di rendita, grazie appunto all'assegno mensile dato loro da Simeon Lee. Accanto a questi vi è appunto Pilare Stravados, che è la nipote di Simeon Lee. C'è Simeon Lee, che è questo vecchio, che è sicuramente anche lui comunque un personaggio piuttosto gretto, e lo capirete andando avanti nella vicenda attraverso i flashback che raccontano quello che lui aveva fatto in Sudafrica quando era giovane. Poi ci sono Horbury, che è il cameriere personale di Simeon Lee. Poi c'è il colonnello Johnson, capo della polizia, che ospita Poirot e che poi le invita, insomma, ad aiutarlo a risolvere questo caso. Poi c'è il sovrintendente Sargent della polizia, personaggio che vedrete fondamentale, e un altro maggiordomo, Tresilian, maggiordomo di casa Lee. Quindi, ingredienti tipici del romanzo giallo, le descrizioni. Questi personaggi sono tutti descritti con i loro vizi, i loro difetti, in modo piuttosto dettagliato quando compaiono sulla scena. Poi ancora altri elementi. La riunione di tutti i personaggi in un unico luogo, isolato, e questo insomma è un ingrediente tipico dei romanzi gialli. Provate a pensare al treno, nell'assassino sull'Oriente Express, oppure 10 piccoli indiani. Tutti sono riuniti in uno solo luogo. Il delitto viene preparato e anticipato da una serie di screzi fra i vari personaggi, ed è suggestivo e singolare che questo avvenga proprio durante il Natale. A Natale impera lo spirito di buona volontà, vecchi litigi vengono dimenticati, coloro che si trovano in disaccordo fanno la pace, sia pure provvisoriamente le famiglie che sono state separate per tutto l'anno si raccolgono ancora una volta. In queste condizioni, amico mio, devo ammettere che i nervi possono venire sottoposti a dura prova. Persone che non hanno alcuna voglia di essere amabili fanno uno sforzo per apparirlo. C'è in loro molta ipocrisia a Natale, onorevole ipocrisia, senza dubbio. Ipocrisia pour le bon motif. Ma sempre ipocrisia. E lo sforzo per essere buoni e amabili crea un malessere che può riuscire in definitiva pericoloso. Chiudete le valvole di sicurezza del vostro contegno e presto o tardi la caldaia scoppierà provocando un disastro. È proprio Poirot che pronuncia queste parole
come a suggerirci una chiave di lettura. Questo giallo, ambientato nei giorni di Natale, dal 22 al 28 di dicembre del 1936, proprio mentre era in corso la guerra civile spagnola, ci sono dei riferimenti a questo impliciti, perché la nipote di Simeon Lee è spagnola, appunto è Pilar Estravados, di cui stavamo parlando prima, e quindi si discute anche di questa guerra civile che contrapponeva, come ben sapete, il generale Franco, i falangisti di destra ai repubblicani di sinistra. Alla fine vinsero le forze di destra. Ecco, vi dicevo quindi che è ambientata in questi giorni di Natale del 36, scritto nel 38 il romanzo, ma con dei flashback che vanno fino a 40 anni prima, quindi alla giovinezza di Simeon Lee. Poi vi è il delitto che viene compiuto in una camera chiusa, e questo è anche un classico, chiusa dall'interno, e genera quindi degli interrogativi che solo alla fine verranno chiariti. L'interrogatorio dei personaggi dopo il delitto, ad uno, Hercule Poirot, insieme al colonnello Johnson, che è il capo della polizia, interroga tutti i personaggi e tutti gli indiziati, e tutti hanno dei buoni motivi per aver commesso l'omicidio. E infine le frasi apparentemente banali che pronuncia Poirot ai vari personaggi e attraverso le quali riesce piano piano a penetrare nei segreti, in modo quasi indifferente si rivolge agli altri personaggi, riesce a estorcere da loro delle confessioni importanti. E poi ancora la scoperta di uno o due avvenimenti che modificano sostanzialmente certi dati che si suppongono definitivamente acquisiti e accertati, e infine la spiegazione finale di Poirot, che convoca tutti quanti i presenti e che spiega come sono andati i fatti. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org/news.